Uno sforzo immane che sta dando buoni frutti, i frutti della sicurezza, dell'efficienza, del coinvolgimento e di un rapporto equilibrato con la questione Covid, caratterizzato da cauta serenità, senza rischi né paranoie. Il liceo scientifico di Varese ha tenuto educazione e didattica al centro della quotidianità scolastica, intessendo una virtuosa rete di proficua collaborazione con le famiglie, i docenti, il personale amministrativo, nonché le realtà esterne, a cominciare da provincia e aziende trasporti. Dal punto di vista didattico garantiamo 5 ore settimanali da 50 minuti, che saranno poi recuperati i minuti che mancano nel corso dell'anno. Quindi in questo momento abbiamo tutti gli insegnanti, mancano solo 2 o 3 insegnanti, ma per il resto la scuola è al completo e tutti stanno svolgendo le lezioni regolarmente. Ovviamente con le regole che ci siamo dati, con le mascherine da indossare nel caso in cui non venga mantenuto il metro di distanza, sia in presenza che in movimento, ma devo dire che la scuola ha reagito bene, i ragazzi sono molto partecipi, sono molto educati, hanno condiviso con noi veramente il patto educativo di corresponsabilità, hanno capito che ogni nostra azione, sia interna che esterna, cioè ogni nostro comportamento, serve a tutelare la salute di tutti. Obiettivo primario, tenere a scuola in presenza quasi tutti gli studenti. Al momento a casa ci sono solo 80 ragazzi sugli oltre 1300 iscritti. Una rotazione che consentirà a tutti, in rigoroso ordine alfabetico, di lavorare in remoto il meno possibile e che prevede lezioni da 50 minuti con un recupero di ore e di lezioni spalmato nel corso dell'anno attraverso gli strumenti tecnologici della didattica digitale a distanza. Quello che ci preme è mantenere i ragazzi qui, perché la scuola è socializzazione, non è solo didattica a distanza, quindi la vuoi stare insieme e condividere un percorso insieme. I ragazzi che sono a casa, abbiamo avuto anche da parte di Eolo un aumento enorme dei giga, quindi della portata della linea, ci hanno dato questa possibilità, quindi stiamo riuscendo a garantire questo collegamento. Abbiamo acquistato più di 30 computer da installare nelle varie classi, lo abbiamo già fatto, stiamo migliorando, ancora c'è qualche difficoltà, ma la maggior parte dei ragazzi tutte le mattine si collega da casa e può assistere alle lezioni, quindi vede i suoi compagni, vede anche gli insegnanti.